Buongiorno amici cinefili, io sono Alessandro e questo è Pazzi per il Cinema. Benvenuti al secondo video dello speciale hashtag La Bilancia, dove con vuote ciance chiacchieriamo di alcuni registi. Oggi parliamo di un regista che mi sta particolarmente al cuore e al cuore. Di un regista che mi sta particolarmente a cuore, devo confessare che sono abbastanza preoccupato. Io credo che intorno all'anno 2000 gli ultracorpi l'abbiano rapito e in questo momento lui si è rinchiuso dentro un bozzo nella cantina di casa sua. Non si spiega altrimenti come sia possibile che sia passato da capolavori come Ritorno al futuro a, non dico film di m***a, però quando più tardi parleremo di Polar Express, magari mi potreste pure dare ragione nell'essere così preoccupato per la sua salute, perlomeno mentale, perché o gli alieni l'hanno sostituito e hanno messo qualcuno che ha disimparato a fare film, non è più il regista di una volta, oppure sfortunatamente la demenza senile colpisce. Premessa, l'ho già detto nell'altro filmato, lo dico costantemente nel mio blog, ma mi sembra duopo sottolinearlo anche qui. Io non sono un critico, io sono uno spettatore, esattamente come lo siete voi, o comunque magari ci sono dei critici lì tra voi e vi voglio bene, però non siete qui, secondo me, per avere un'analisi approfondita dei film dei quali andremo a parlare o del regista in sé. Piuttosto potete benissimo appoggiarvi ai canali di Violetta o di Sinergo, ne sanno 10.000 volte più di me, questo è sicuro. Se siete qui vuol dire che vi fa piacere vedere cianciare a vuoto un 34enne, così che tra l'altro la temperatura si è abbassata parecchio. Io, per essere in nis da filmato, sto sentendo un pochettino di freddo. Lì ho la felpa un pochettino più pesante, ma non me la metto perché penso che sia più carino. Sono stupido. Bando alle ciance. Che cos'è lo speciale La Bilancia? Se non avete visto il primo filmato dello speciale, pazienza. In che cosa consiste lo speciale? Prendiamo un regista e analizziamo in maniera tutto sommato goliardica la sua carriera, prendendo i film uno per uno e ponendoli in due piatti di una bilancia virtuale, il piatto del questo film è bello e il piatto del non devo registrare dopo pranzo e il piatto del questo film non è bello. Non è bello per i miei canoni personali, non mi è piaciuto. Prendiamo tutti i suoi film che ha girato, li scriviamo dentro dei bigliettini, li mettiamo dentro un'insalatiera, ravaniamo e tiriamo fuori un bigliettino alla volta e discutiamo tra amici del film. Perché usare un'insalatiera? Per due motivi. Punto primo, perché mi voglio male, mi sono detto perché stare nella propria comfort zone, magari preparandosi la scaletta? No, facciamo una brutta figura andando a braccio, perché giustamente, perché non andare a braccio in internet? Motivo numero due, no, non c'è un motivo numero due. Allora, lo ripeto di nuovo, sono vuote ciance queste. Teniamoci compagnia come si fa tra amici. La morte ti fa bella, quindi. La morte ti fa bella. Come sono venuto a conoscenza della morte ti fa bella? Per i boomer tra voi che hanno vissuto il periodo delle VHS, sapranno benissimo che non era facile all'epoca guardare un film. O ti compravi la cassetta, oppure da Sorrisi e Canzoni speravi che lo dessero in programmazione nella settimana a venire. Che cosa si faceva però se tu ti volevi rivedere il film più volte?
che prendevi il tuo videoregistratore, mettevi dentro la memory card dell'epoca, che erano delle VHS, cioè dei catafalchi di queste dimensioni a nastro magnetico, infilavi il catafalco dentro un ulteriore catafalco chiamato videoregistratore e quando il film veniva messo in onda tu premevi il tasto registra sul videoregistratore e cominciavi a registrartelo sulla tua VHS. C'era un problema, i canali davano la pubblicità, ovviamente te non volevi avere una registrazione con la pubblicità di dentro, quindi avevi nella tua videoteca due tipi di registrazioni, i film belli, perché hai detto me lo voglio registrare che me lo vedo, e i film ai quali invece tenevi veramente tanto. I film ai quali tenevi veramente tanto te li guardavi con il telecomando in mano mettendo pausa alla registrazione durante la messa in onda per evitare che venisse salvata la pubblicità all'interno della videocassetta. In questo modo vivevi con il patema d'animo di della pubblicità che partiva per mettere pausa immediatamente. E col senno di poi non è che fosse una cosa bellissima, perché c'erano certe pubblicità veramente cringe negli anni 90. Qualche volta ne parliamo, ma comunque. La morte di Fabella ce l'aveva in VHS registrato bene. La morte di Fabella è un film che se non l'avete visto dovete rivedere. Non vuol dire niente questa frase. La morte di Fabella è un film che se non avete visto dovete vedere e se l'avete visto dovete rivedere. 92. Questo film sprazza anni 90 da tutti i pori. Quello che mi piace della morte di Fabella è il connubio tra commedia e grottesco. Non è humor nero, questo no, però film così non se ne fanno più, ne vedo sempre di meno. Avevi più libertà forse in quel periodo. Io vi consiglio di vederlo. A me è piaciuto. Che cos'è che faremo quindi con il nostro speciale? Finito di ciarlare dei film di Zemeckis, vedremo quale dei due piatti della bilancia è più colmo. Se il piatto della bilancia Zemeckis tutto sommato ha fatto dei bei film in vita sua, oppure il piatto della bilancia Zemeckis tutto sommato se lo sono rapito gli alieni e adesso abbiamo uno che non sa girare film. Oppure non solo sono rapito gli alieni, semplicemente sta rimbambendo con l'età. Film numero 2. The Walk. Allora, ho appena detto che Zemeckis sta rimbambendo dopo il 2000, ma questo qui già mi dà torto. Che cos'è The Walk? Scusate il taglio, io lo so che c'era Joseph Gordon-Levitt, quello di Inception qua dentro. Non mi ricordavo il nome del funambolo. Ora, vedendo su Wikipedia, si chiama Philippe Petit. Questo qui vi fa capire quanto io veramente sia una persona che sa parlare di cinema, perché non so nemmeno come si chiamano i protagonisti di questi film. Ora, di che cosa è che tratta? È la storia vera di questo funambolo che all'epoca della costruzione delle Torri Gemelle volle tendere un filo, un cavo d'acciaio tra le due torri e camminarci sopra. Non è un brutto film, assolutamente, anche se parliamo del periodo buio di Zemeckis, questo è uno dei pochi barlumi di speranza per la sua sanità mentale. Se vi capita di vederlo, lo trovate credo su Netflix in questo periodo. Sì, lo trovate su Netflix in questo periodo e dategli un occhio se avete Netflix, guardatevelo. Un film piccolino ma molto molto piacevole. Anche The Walk lo piazziamo nella bilancia verde, nel piatto della bilancia verde. Forrest Gump. Qui parliamo del Zemeckis buono, di quello vero, non di quello che hanno scambiato gli ultracorpi.
Forrest Gump, 1994. Io l'ho rivisto una settimana fa. Questo film è bellissimo. È ancora più bello se sei americano, visto che è un film che pompa l'orgoglio americano molto di più di quanto facciano le esplosioni di Michael Bay. Però lo fa con una dolcezza dal punto di vista di Forrest, che la scrittura di questo film gli è valso parecchi premi Oscar. Non è che se un film vinca l'Oscar significa che è necessariamente un bel film, e un giorno ne parliamo. Però mentre The Artist ce lo siamo tutti quanti dimenticato, Forrest Gump no. Non so voi, ma io Forrest Gump di tanto in tanto me lo riguardo davvero con piacere. Vediamo che cosa esce. Castaway. Bene. Castaway potrebbe non piacere, me ne rendo conto, perché comunque è un film molto lungo, molto lento. Castaway è stato girato in ordine cronologico. Nel senso, normalmente le sequenze dei film, ma voi lo saprete meglio di me, non vengono girate in ordine l'una dopo l'altra. Non è che se nel copione c'è pagina 1 e pagina 2, il calendario di produzione segue pagina 1 e pagina 2. Può essere benissimo che gli attori si trovino sul set a girare nel primo giorno di riprese la scena finale del film. Zemeckis per Castaway non volle fare ciò. Zemeckis ha voluto che Tom Hanks sentisse veramente ciò che il protagonista provava. La trama di Castaway in 30 secondi. Tom Hanks ha un incidente aereo e precipita su un'isola deserta. Si ritrova solo e deve cercare un modo di sopravvivere. La peculiarità del film è che Tom Hanks non è il Bear Grylls della situazione. Tom Hanks deve imparare ad arrangiarsi, deve tentare di darsi da fare per non morire di fame, non morire di sete. È un bel film, davvero. Vi affezionerete al personaggio di Wilson. L'attore che ha interpretato Wilson in questo film, guardatemi negli occhi, bravissimo. Cioè, sono gli attori che noi vogliamo vedere al cinema. Avete presente Kristen Stewart, no? Che già Twilight non è un capolavoro, ma Kristen Stewart ci mette di suo. Invece Wilson, mamma mia. Beh, Zemeckis non sta andando malaccio, dai, cioè, voglio dire. Come Koshai Malaccia, come nell'altro video, qui dentro stanno rimanendo le cose un po' più croccanti. Eccolo qua. Opla. Flight. Io non voglio fare pubblicità al mio blog, assolutamente. Ma per nulla, Sappiate che io l'ho recensito, Flight. Quindi, se vi andasse un approfondimento mio, potete andare a leggere nel blog, vi lascio il link proprio a Flight in descrizione, qualora voi vogliate. Qualora voi vogliate una recensione seria, fatta da gente seria, cercate recensione Flight qui su YouTube, sicuramente altri YouTuber che, magari quelli che ho citato prima io, l'hanno recensito correttamente e non da uno scappato di casa come me. Ma in questa sede voglio dire due parole su Flight. Flight è una Flight è un film inutile. Ora, io Denzel Washington lo adoro come attore. È bravissimo come attore. In questo film è bravissimo. È il film che non sta in piedi. Allora, volete vedere un bel film sull'alcolismo? Vi guardate 28 giorni. Magari anche 28 giorni dopo, non c'entra una mazza con l'alcolismo, ma è un bel film anche quello. 28 giorni, quello è un buon film
su questa patologia. Flight? No. Volete vedere Flight? Vi guardate i primi 20 minuti. Vi guardate il nudo integrale che c'è nei primi 30 secondi di film, perché giustamente Zemeckis, dopo che ha girato questo film, si è detto: ma questo film è un film noioso, ma la gente scappa dal cinema, scappa dalle sale, mi vengono a prendere con forconi e torce, mettiamo qualcosa che mitighi un pochettino la rabbia repressa negli spettatori per aver buttato 2 ore rotte. Quanto dura Flight? 138 minuti. 138 minuti. 138 minuti. 138 minuti di inutilità totale. Ripeto, sono lapidario, sì, va bene. YouTube è il posto peggiore per essere lapidari. Però andate a leggere quello che ho scritto io sul sito, se volete. Se a voi Flight è piaciuto, mi va benissimo, ma questa è la chiacchiera. Quindi, la chiacchiera è che Zemeckis con Flight mi ha fatto addormentare. Prossimo film. Sono 2. Questo. Polar Express. Allora, Polar Express. Avete presente Dracula 3D di Dario Argento? Cosa era successo a Dario Argento in Dracula 3D? E perché Rutger Hauer si era prestato a quella carnevalata che fu Dracula 3D? Perché sulla carta Dracula 3D funzionava benissimo. Sulla carta Dracula 3D è un film perfetto. Cosa distrugge Dracula 3D? Gli effetti visivi. Gli effetti visivi sono oltre la barzelletta. Cosa distrugge Polar Express? Sapete cos'è l'Uncanny Valley? O come si pronuncia? L'inglese non è proprio la mia lingua. È un effetto per il quale una rappresentazione grafica di un essere umano è realistica, ma non abbastanza. Noi esseri umani siamo in grado di riconoscere il volto degli altri esseri umani, ci siamo evoluti così, e riusciamo a percepire se qualcosa non va. Un disegno, prendiamo l'orso Yogi, per quanto possa essere umanizzato, occhi, bocca, non ci dà fastidio, perché comunque vediamo che è qualcosa di distante da noi. Polar Express punta a una rappresentazione visiva realistica dei personaggi, ma quando ti spingi in là e lo fai così male, il cervello nota che c'è qualcosa che non va. Magari la luce, magari per il fatto che abbiamo una miriade di muscoli anche solo attorno alle labbra. Le animazioni di Polar Express sono vicine al realistico, ma non abbastanza da sembrare raccapriccianti, da disturbare nella visione. Se non l'avete mai visto Polar Express, dategli un occhio e venite a dirmi che ho ragione. Questo film è inguardabile. Alcuni registi gli si dovrebbe dire: no, questa tecnologia non te la facciamo usare perché non la sai usare. Perché è evidente che si focalizzano più sull'aspetto estetico che sull'aspetto narrativo della pellicola. E se va bene, tra molte virgolette, in un film di Michael Bay, questa cosa non va bene in un film come Polar Express, perché in un film di Michael Bay la trama è un pretesto. La trama è un pretesto nei film d'azione e nei film po***. Cioè sono due film, due categorie di genere che tutto sommato la narrazione procede anche se ti perdi dei pezzi. Quindi quello che è importante è visivamente come si pone il film. In Polar Express lui
Zemeckis cerca di dare delle emozioni, ma non ci riesce. Immaginate Di per Vendetta di Alan Moore disegnato con gli stecchini, con gli stecchi, con i personaggini testa rotonda, e non avrebbe lo stesso impatto, perché parliamo di un'arte visiva. Il cinema è un'arte visiva. Polar Express è atroce. E ovviamente la leggenda di chiamiamolo Beowulf, come è scritto e come mi pare che lo pronuncino pure nel film. Come sono venuto a conoscenza di questo film? Ora, 2007. Vi ricordate quando ancora il mercato dei Blu-ray era florido? Prima che arrivassero... Parlo come un boomer, lo so. Ditemelo pure nei commenti, boomer. Prima che arrivassero tutti questi servizi in streaming, per spingerti a comprare qualcosa, mettevano i dischi in Blu-ray anche, e li mettono ancora oggi, in cofanetti. E ricordo, volevo comprare, perché mio papà voleva avere Troy, il film che un giorno ne parliamo, se volete, voleva avere Troy nella sua collezione. E c'era in vendita Troy, cofanetto singolo, disco singolo, a tipo 12 euro al Media World. E poi a 9,90€ c'era la Heroic Collection, che conteneva Troy e la leggenda di Beowulf a 9,90€. Cosa ho preso? Troy più la leggenda di Beowulf, perché ho detto, caspita, non l'ho mai sentito questo film, di chi è? Leggo Robert Zemeckis. Oh, ma quando l'ha fatto? Non lo so, vediamolo. Col senno di poi, era meglio prendere il disco singolo a 12 euro solo con Troy. Perché avere nella propria collezione questo film ti fa fare brutta figura. Tu fai brutta figura. Siamo come con Polar Express. È un problema visivo. In particolare, nella leggenda di Beowulf, il problema consiste nel come la produzione ha deciso di distribuire i soldi nella realizzazione dei modelli poligonali dei personaggi. Se da un lato abbiamo il protagonista che tutto sommato è ben realizzato, è un pugno in un occhio per quanto riguarda tutti gli altri personaggi e soprattutto i fondali e gli oggetti di scena. Sembra che abbiano appaltato a due agenzie diverse la produzione degli effetti visivi. Una agenzia brava si è occupata del protagonista e un'altra agenzia si è occupata di tutto il resto. E stona tantissimo. Cadiamo nello stesso problema di Polar Express. Una rappresentazione visiva di questo tipo, in un film tra l'altro d'azione, distoglie l'attenzione dalla storia, distoglie l'attenzione dagli eventi a schermo. E a proposito di azione, le animazioni di questo film sono fatte malissimo. Ed è incredibile questo, perché se andassimo a vedere i film Pixar usciti anche prima di questo film, sono animati non una ma mille volte meglio. Questo film è bocciato. Non guardatelo mai, o meglio, guardatelo con gli amici per farvi due risate. Quello sì. Se il DVD di Ninja contro Alieni non ce l'avete a portata di mano, vi guardate questo, ma altrimenti no. Altro film. Per evitare i copyright strike, per evitare il copyright strike, io lo adoro questo film. I film sui viaggi nel tempo li ho sempre, sempre adorati. Ritorno al futuro è bellissimo. Non mi importa se dal punto di vista dei viaggi temporali non sia veramente corretto. E se volete un giorno parliamo dei film che parlano di viaggi nel tempo, di quali siano essenzialmente giusti, tipo Primer, e quali essenzialmente sbagliati, con problemi. Non mi importa. Ritorno al futuro è bellissimo. Ritorno al futuro
È uno di quei film invecchiati bene, che anche se te lo vedessi oggi, a 30 anni di distanza, è ineccepibile. E siccome ci sono altri due capitoli di Ritorno al Futuro, mi fermo qui perché sennò parleremo per ore di Ritorno al Futuro. Ritorno al Futuro 1, guardatevelo perché ha un inizio, ha una fine. Se non vi piace il 2 e il 3, li saltate. Se vi piace, li potete vedere perché sono belli tanto quanto il primo, che ne dicono alcuni hater. Guardatevi Ritorno al Futuro. Zemeckis quando ancora sapeva fare film, prima della leggenda di Beowulf. Prossimo film. Che poi, Ritorno al Futuro. Io amo le miniature, il modellismo, il fatto di Doc Brown che fa i modellini che non sono in scala. Mamma mia, io quel film lo adoro. Le verità nascoste. Ora, le verità nascoste. L'ultimo film. Non so se è uscito prima questo o Castaway, vi dico la verità. Comunque, è l'ultimo film buono e sicuro da vedere di Zemeckis. Se non avete mai visto Le verità nascoste, guardatelo. Io adesso metterò la barra spoiler perché voglio discutere con voi, con quelli che già l'hanno visto, del perché. Questo mi è piaciuto tantissimo. Prima di farlo, però, due parole sugli attori: Michelle Pfeiffer ed Harrison Ford. Ora, per quanto Harrison Ford ammetta candidamente di essere un attore per lavoro, un po' come Wahlberg, ne abbiamo già parlato l'altra volta, che anche lui fa l'attore per lavoro, ma a differenza di Wahlberg, Harrison Ford si impegna in quello che fa. Tutto sommato, anche se non ha tutto questo gran campionario di espressioni, funziona a schermo. E soprattutto Michelle Pfeiffer funziona a schermo. Questo film è bellissimo, diretto bene, grandi attori. Ma adesso parte spoiler dove vi spiego perché mi è piaciuto. 3, 2, 1. Io ho visto questo film senza sapere nulla. Io non sapevo il genere. Ho pensato che si trattasse di un thriller. E quindi per tutta la pellicola ho pensato che lei fosse pazza o che lui fosse il criminale. Ma più che altro che Michelle Pfeiffer fosse pazza. E invece il film è un horror. E io non lo sapevo. È stata una scoperta meravigliosa, perché nel mondo reale non esistono queste cose. Ok. Ma nei film è bello essere spaventati, ma quando ti vai a vedere un film di fantasmi, vi andate a vedere The Others, che lo sapete, è un film di fantasmi, inizia come un film di fantasmi e va avanti come un film di fantasmi. Sì, fa paura. Ma comunque lo sai che è un film horror. Io quando ho visto Le verità nascoste non sapevo fosse un horror e quindi per tutto il film l'ho visto come se fossero delle sue visioni, delle visioni di Michelle Pfeiffer, della sua follia. E invece no. Pelle d'oca, ho la pelle d'oca, ho la pelle d'oca. Ditemi se anche per voi è stato così oppure se già lo sapevate che era un horror. Fatemelo sapere perché sono curioso di questo, davvero, sono curioso di come è stato il vostro approccio alle verità nascoste. Fine spoiler, dove mettiamo le verità nascoste? Nel piatto della bilancia verde, assolutamente, assolutamente verde. Guardatelo se non l'avete visto. Ne mancano un po', ma dai, 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 velocizziamo, velocizziamo. Velocizziamo, velocizziamo. A Christmas Carol, una rosso. No, sul serio, una parola su Christmas Carol. Mi è morta la batteria mentre parlavo male di Canto di Natale. Probabilmente il fantasma del Natale passato ha colpito. Seriamente, volete vedervi una buona trasposizione cinematografica di Canto di Natale? Vi guardate SOS Fantasmi con Bill Murray. Punto. Non dico altro. Andiamo avanti, che stiamo andando anche un po' troppo lunghi. E ci tengo a non farvi perdere tempo. Ritorno al futuro, parte 3.
Ora, io ricordo Ritorno al Futuro parte 3, lo aspettai tantissimo perché alla fine di Ritorno al Futuro parte 2 c'era una specie di trailer sulla parte 3 e vi giuro, a molti non è piaciuto. Io se vado a chiedere in giro dicono sì, belli i primi due, il terzo non mi è piaciuto. Invece no, Ritorno al Futuro 3 è un bel film, conclude la trilogia, va benissimo, belli gli effetti visivi, assolutamente, soprattutto per l'epoca. Zemeckis ha sempre giocato con Michael J. Fox ad averlo in vari panni nella stessa inquadratura, anche in Ritorno al Futuro 2, la fantastica scena della cena, e qui ce n'è una analoga dove mangiano coniglio. Guardate, se non l'avete mai visto, ovviamente recuperate la trilogia, cioè Ritorno al Futuro è un cult, non può non essere guardato. Se invece l'avete visto, riguardatelo, che male non fa. Piatto verde. Questo. Oppla! Chi ha incastrato Roger Rabbit? Anche questo, un film che avevo ben registrato in VHS. E col senno di poi, negli anni, mi sono accorto che questo non è un film per bambini. Io guardavo, quando avevo 8 anni, 6 anni anche, un film che non è per bambini. Anche se si parla di cartoni animati, questo qui è un noir. È un noir. Intanto i vicini hanno deciso di rincasare proprio adesso. Se ne sono andati. Quindi, dicevamo, chi ha incastrato Roger Rabbit? Capolavoro. L'unico esempio, per quale io sia a conoscenza, di film con contemporaneamente personaggi Warner e personaggi Disney. Dove lo trovate? Daffy Duck, Topolino, nella stessa inquadratura. No, erano Bugs Bunny e Topolino che si lanciavano con il paracadute. Cioè, per non parlare del personaggio di Christopher Lloyd, il giudice Acme. Wow! Cioè, ragazzi, guardate chi ha incastrato Roger Rabbit. È una parte della mia infanzia, non è un film per bambini. E basta. Guardatelo. Ritorno al futuro, parte 2. Per certi versi mi è piaciuto di più questo film quando ero piccolo, perché a differenza di Ritorno al futuro, parte 1, che è ambientato negli anni 60 per la maggior parte del tempo, questo film è ambientato nel futuro, nel 2015. Con le auto volanti, gli autolacci. Mamma mia. Io ho sempre amato la tecnologia, ho sempre nutrito una fascinazione per il futuro. Vedere negli anni 90 la rappresentazione del 2015 era magico per un bambino di 12 anni. Bellissimo. Bellissimo. Se vi va, qualche volta faremo un filmato tutto dedicato alla saga di Ritorno al Futuro. Ditemi voi e basta. Gli ultimi quattro. E so che cosa c'è qua dentro e non vedo l'ora di parlarvene. L'ho chiamato Allied, un'ombra nascosta, 2016. Brad Pitt, Marion Cotillard, un film noioso. Potremmo chiuderla qui, ma non la chiudiamo qui, ne discutiamo. Io mi sono tenuta alla larga dai film degli ultimi anni di Zemeckis perché dopo le ustioni di terzo grado avute nell'anima a partire da Polar Express ho detto no, grazie, il masochismo lo lasciamo
chi deve recensirle per forza queste cose, ma visto che volevo fare un filmato quanto più completo possibile, l'ho recuperato. Il problema di Allied. Il problema di Allied è, e io non sono uno sceneggiatore, il problema di Allied è che dura 2 ore, ma il film in sé non ha materiale per 2 ore di girato. Se il film, invece di durare 2 ore, fosse durato 1 ora e 20, era perfetto. Perché la storia in sé non è male, gli attori sono molto bravi e Zemeckis, per quanto ogni tanto si faccia trarre in inganno dal voler utilizzare una tecnologia che non sa utilizzare, è un bravo regista. Allied si perde nel niente. Esistono sequenze di 10-15 minuti che potrebbero benissimo essere eliminate, che non portano avanti la trama. Per gli aspiranti scrittori che ci sono tra voi, il segreto è, se voi scrivete un qualcosa, un capitolo, va bene? Voi scrivete, avete il vostro romanzo, scrivete un capitolo del vostro romanzo e quel capitolo non porta avanti la trama, quel capitolo va eliminato. Allied è zeppo di questo tipo di capitoli. È noioso. Ed è un peccato. Ne mancano 3. Contact. Contact è un ottimo film di fantascienza. La fantascienza di un certo tipo. Ora, io sono abbastanza appassionato di fantascienza. La cosa che non mi piace tanto della fantascienza è che sia una scusante per parlare di temi di attualità o comunque filosofici, perché ti permette di avere una libertà tale di poter affrontare un tema morale sotto la scusa della fantascienza. Se io volessi scrivere una storia di religione ambientata oggi, nel 2020, è difficile farlo, soprattutto per il finto buonismo che c'è in giro o comunque la complessità del tema, è complesso. Se invece scrivessi una storia di fantascienza che tratta degli stessi temi, ma è ambientata nel 3000 dopo Cristo in un'altra galassia, è più facile affrontare il tema. Contact si pone domande non banali sul chi siamo, domande filosofeggianti in un contesto fantascientifico. Se vi capita, recuperatelo. Jodie Foster è un'ottima attrice, assolutamente. Il film scorre che un piacere. Basta. Ne mancano 2. ...2018, benvenuti a Marwen. Questo film è l'altro film, assieme ad Allied, che ho recuperato di recente. Ora, a me piacciono le action figure. Questo film... C'è un problema con i film tratti dalle storie vere. E cioè, non mi ricordo se era in Effetto Notte che veniva detta di Truffaut. Credo proprio fosse in Effetto Notte. Veniva detta la frase, cioè il protagonista che sfogliava il giornale, leggeva gli articoli di cronaca, anche solo i titoli, cioè guardate quante belle idee per scrivere film. Ognuno di questi titoli, ogni volta che inizio a divagare mi muore la batteria, magari un segno, però vedrò di essere un pochettino più conciso. Dicevamo, il problema dei film tratti da storie vere è proprio questo, cioè tutto può essere trasformato in film. Guarda The Walk è un bel film, e anche Benvenuti a Marwen è un bel film, però se non ti acchiappa per un motivo o per l'altro rischi tanto
a fare questi film. Steve Carell è bravissimo e grazie a Dio Zemeckis ha imparato a utilizzare la computer grafica. Non c'è nulla che stoni all'interno di Benvenuti a Marwen, però mi rendo conto che potrebbe non piacere. A me è piaciuto, ma una delle regole che mi sono dato prima di iniziare questo speciale era: per scegliere in che piatto mettere il film, se nel piatto il film mi è piaciuto o no, oltre che se mi è piaciuto anche se me lo rivedrei. E Benvenuti a Marwen, per quanto mi abbia piacevolmente sorpreso come film, non me lo rivedrei. Cioè, visto una volta bene, ma io non me lo rivedrei. Mi spiace. Non vuole entrare nel rosso? Magari un segno del destino? No, c'è entrato. Ultimo, quale sarà? Quale sarà? Non lo so neanch'io quale sarà. Lo so invece quale sarà. Infatti, dicevo, ancora non è uscito. 1984, L'inseguimento della pietra verde. Io non vedo questo film da 20 anni e me lo voglio rivedere di recente. Il fatto è che l'ho visto talmente tante volte quando ero piccolino, praticamente lo so a memoria. Michael Douglas, Danny DeVito. Avete presente l'avventura alla Indiana Jones, alla Mr. Crocodile Dundee? Quell'avventura un po' più scanzonata che ti fa vedere paesaggi esotici, la storia d'amore tra il protagonista e la ragazza. Io so che molti tra voi non l'hanno visto e so benissimo che quello che vi sto raccontando in questo momento è certamente edulcorato dal passare degli anni. Però se ripenso all'inseguimento della pietra verde ho solamente ricordi positivi e soprattutto, per quanto ho detto poco fa, questo è un film che mi rivedrei anche adesso. È un piccolo gioiello prezioso, come la pietra verde del film verde. Ed eccoci quindi al conteggio finale. Vediamo quale dei due piatti della bilancia è quello più pesante e quindi se dall'alto, dall'altissimo, dalla mia conoscenza cinematografica quindi vediamo se dalla mia lapalissiana conoscenza di ciò del quale io sto parlando, che lingua era? Andiamo a contare quanti sono i film nel piatto della bilancia positivo. Abbiamo. Forrest Gump, Le verità nascoste, The Walk, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Ritorno al futuro parte 2, All'inseguimento della pietra verde, guardatevelo per favore, Ritorno al futuro parte 3, Ritorno al futuro parte 1, si vede che mi piace Ritorno al futuro forse, Contact, Castaway e ultimo ma non meno importante, La morte ti fa bella, per un totale di 11 film nel piatto della bilancia verde. Andiamo adesso a vedere il piatto della bilancia rosso che cosa ci dice. Flight. È un dolore anche solo leggerlo, Flight. Allied, il film noioso, Allied. La leggenda di Beowulf. Benvenuto a Marwen, mi spiace che l'ho messo qui dentro. Polar, tra una morte di batteria e la successiva, vediamo di contare anche l'ultimo film, A Christmas Carol, per un totale di 6 film nel piatto della bilancia rossa. Quindi, concludendo, anche se oramai in preda a una visibile demenza senile, Robert Zemeckis lo promuoviamo. Spero vi siate divertiti, a me sta divertendo fare questo genere di video. Se vi è piaciuto, spero di rivedervi settimana prossima.